Sembrerà che. E allora cosa fai mercoledì con la Svezia? Vinci o pareggi? Cerchiamo di passare il turno che è ancora. Ma io penso tu sei ancora uno di quelli che dice chi se ne frega se trova la Croazia. Io sì, anch'io. Io penso che sia opportuno. Sì, vincere aiuta a vincere, cioè vai bello convinto. D'altra parte, salti la Croazia. E poi magari nel girone dopo, cioè voglio dire, adesso non ho guardato più le cose, la magari... Croazia non l'hai mai battuta. Ma noi non abbiamo battuto Nuova Zelanda, Slovacchia, Paraguay, cioè in due mondiali. Non facciamo adesso gli schizzinosi che dobbiamo... Esatto. Pensiamo a questa partita qui che... Sì, noi siamo particolarmente adatti a fare queste, no, queste alchimie. Vi stavo seguendo e dicevo, abbiamo fatto tre punti, non siamo ancora sicuri, ma scegliamo già un avversario che ci va bene o non ci va saremo... probabilmente in generale a dire ma speriamo di riuscire a passare il turno perché prima prendiamo anche la Croazia, se hai paura della Croazia fai l'europeo, cioè perché poi ci sarà la Spagna, ci sarà la Germania, allora cosa fai, non ti presenti? No, ma ricordo bene anch'io l'82, Argentina poi Brasile, passi l'Argentina, cioè dici vedo quando c'è lo Stelvio poi il Mortirolo eppure. Ecco, quando poi c'è stata la Polonia, nessuno si è posto mai il problema, giustamente, di avere problemi con la Polonia, in effetti non ci sono stati. Ma perché nel frattempo non fu la prima Polonia. La prima Polonia, quello del 0-0, della prima partita inaugurale, era una Polonia scarsa. Poi diventò forte, ma quell'Italia che batté Argentina e Brasile, si trovò quindi una Polonia più gasata... correggimi se sbaglio Beppe, più aggressiva, e quell'Italia era perfetta laddove si trovava attaccata. Probabilmente se fosse trovata una squadra all'italiana avrebbe vinto lo stesso sicuramente, ma avrebbe avuto più problemi. Ecco perché a mio avviso la partita di venerdì è estremamente ostica, perché si trova una Svezia che è di un italianismo sfrontato, almeno quello che si è visto, ma detto, io l'ho visto palla lunga e pedalare tutti dietro e quindi l'Italia o fa la stessa cosa con un brutto Ibrahimovic nella partita di debutto, con un presuntuoso Ibrahimovic, direi uno spocchioso, ma sappiamo, lo conosciamo in ambito internazionale, è il fratello minore che scende in campo, però anche questo credo che non sia una casualità. Però resta il fatto che tu sarai indotto a giocare a calcio con gli svedesi, sarai indotto ad attaccare, a cercare sovrapposizione, un calcio con meno spazio, diciamo così. Non potrai fare il contropiede. E anche sul piano del ritmo, qualcosa mi dice che questa nazionale si trova meglio a ritmo alto, a ritmo serrato, dove c'è tensione. Se la Svezia te l'ammazza questo ritmo, devi giocare a calcio. Cerco di decodificare quello che hai appena detto, Giulio. Secondo la presentazione, Italia-Belgio era una partita a strarischio, perché tutti avevano nella testa il 3-1 dell'amichevole e della Svezia non se la filava nessuno. Adesso che abbiamo battuto il Belgio, diventa a rischio la Svezia? No, diventa la prossima avversario. Giorgio, sai benissimo che quando poi hai davanti sarà l'Irlanda. Sì, Carlo, ma non è che siamo un po' troppo portati a fare l'idol, a gonfiare un po' troppo l'avversario? No, per paura? La nostra garanzia è Conte, perché lui sul piano tattico, quando abbiamo sempre detto che lui ha lavorato sulla tattica a Coverciani, lui sa benissimo come sono gli avversari. Continuano a vedere video. Come bisogna affrontare. Un altro aspetto, lui questa squadra a tempi morti in ritiro non ce li ha. Questa squadra, tempi morti, non c'è. Arrivano sempre veramente di se non si allenano, guardano dal video. Se si allenano, fanno quello che deve fare, vanno a mille all'ora. Quindi la tensione ci sarà sempre e sul piano tattico questa squadra è preparatissima. Quindi l'errore che possiamo fare è quello di subire il gol, ma ci sta anche di perdere una partita. Ma noi non sbagliamo la partita come preparazione, come atteggiamento e come capacità di leggere gli avversari, e poi il calcio ti fanno gol, ma questi errori non li facciamo, almeno in questo momento. Hanno riscoperto un giocatore molto criticato, giustamente molto criticato, con De Sciglio. È un De Sciglio trasformato, questo che... Ma quando vai dentro lo spogliatoio, che tutti pensano la stessa maniera, parlano la stessa lingua, quando vedi gente che c'ha il coltello delle denti anche in allenamento e c'è l'allenatore che non ti molla un secondo, e che stanca, che poi alla fine stanca, o stai dentro... Perché lui ha fatto anche delle scelte, era quasi obbligato Conte. No, qualcuna l'ha fatta anche in funzione di quello. Tu la pensi come me, vieni con me. Devo dire che a proposito di quello che ci stavi chiedendo, che ci avresti chiesto
io penso che ci siano dei grandi meriti da parte dell'Italia, di Conte, nel sapere giocare anche sugli avversari, interpretare, escludere Hazard dal gioco, cioè trovare il sistema. Però ci sono dei demeriti clamorosi, secondo me, da parte di Wilmot, che non ci ha proprio capito niente. C'è uno che ti piace tanto, Wilmot. Niente, non mi piace niente, perché mi sembra proprio uno messo lì per sbaglio, perché la squadra non è una squadra, sono 10 giocatori che fanno ognuno quello che hanno in mente di fare, portano palla per 30, 40, 50 metri. Ma si vede che sono loro non sanno leggere la partita. Ho capito, ma tu allenatore dovresti dare delle indicazioni per fare in modo e maniera, intanto di non doverti costringere. Ma c'è De Rossi che fa il metodista, tu fai giocare Fellaini, cioè questa è la mia visione, certo, no? Loro non hanno mai cercato di far girare palla, hanno sempre portato palla centralmente, laddove non avrebbero mai potuto crearci neanche un problema. Io penso che un allenatore a quel livello lì debba anche pensare come utilizzare al meglio i suoi giocatori. De Bruyne, confinato da quella parte, è un giocatore inutile. Io credo veramente, se fossi presidente della federazione belga, io l'avrei già chiamato, dico, senti un po', Wilmot, io ho una Ferrari qua, parcheggiata qua fuori, vedi un po' di farla andare, se no vai a casa. Però Wilmot, nelle dichiarazioni pre-partita, aveva predicato umiltà, soprattutto. Ho detto, ricordatevi che siete voi che dovete dare qualcosa a questa squadra, non è la squadra che deve dare qualcosa. Insomma, le dichiarazioni sono su per giù su questa linea. Lui aveva capito invece qual era il vero problema di questa squadra. Il vero problema di questa squadra che ha tanti solisti. E purtroppo nel calcio voi mi insegnate che tanti solisti, l'orchestra stona. Lo spartito però la devi dare. Ho capito, ma tu sei lì per fare mettere insieme. Ma certo. Sei mica lì per guardare la partita, no. Salvo poi inventarti dei cambi alla fine. Ma infatti è la presenza opposto di Conte. Lui si è trovato nell'esatto opposto di Conte, si è trovato 11 giocatori, allora intanto i centrocampisti basici fuori. 11 giocatori da assemblare sul piano anche tecnico, cioè 11 non talenti, diciamolo. Wilmot si è trovato di fronte a una squadra prima nel ranking UEFA, una squadra di mostri no di sicuro, però di giocatori però come non dire, sono difficili da assemblare. Bravo. Perché nel loro talento è tutta gente che ha una collocazione, eh? Ragazzi, più sottolineate le carenze di Wilmot, più svuotate di importanza la vittoria dell'Italia, eh? No, adesso noi siamo andati nella metà campo avversaria, come avrebbe dovuto preparare la partita. Allora, io dico una cosa, pensa Conte dall'altra parte. No, però tu sei un extraterrestre che vedi quella partita lì. Tu vedi una squadra che si muove e si è mossa e capisci la mano dell'allenatore. Dall'altra, sicuramente sì. Dall'altra, Billy Sciolte, tanti talenti. Allora dici, ma se dall'altra parte ci fosse stato qualcuno che invece li avesse detto, guardate che noi, perché la cosa è più semplice, se fossimo stati allenatori del Belgio, allora, venite qua 10 giorni. No, affrontiamo l'Italia. Io vi faccio fare 8 ore... Ti dico dove giocheranno loro, dove ti aspetteranno e dove dobbiamo andare, perché se continuiamo a pipipipi e loro sono a 20 metri, sono delle aree di rigore. Dicendo queste cose, secondo me facciamo proprio l'apoteosi di Conte, certo. Proprio perché nelle scelte iniziali, io personalmente, Giaccherini in nazionale, mi dà qualche dubbio dal di fuori. Anche se però... No, ma fammi finire. L'ho scoperto anche nel Bologna... Praticamente tanta roba, lo senti tanto. Allora, lo senti più quando non c'è di quando c'è, forse. Ma, che bravo, ma anche tecnicamente. Con tutto il rispetto, ma il tifoso tra Witzel e Giaccherini, ma Witzel è quello che dà più risalto. Tra Nainggolan e Giaccherini ho parole. Nainggolan quello che. Tra Hazard ed Eder sarà sempre Hazard. Lukaku e Pelé, Lukaku è richiesto da tutto, da mezza Europa. Uno contro uno. Eder, forse speriamo per lui che rimanga al Southampton, se no non trova neanche una squadra italiana che dice, oh, però centravanti della nazionale potrebbe venire a giocare nell'Atalanta o nel Bologna. No, niente. Quindi c'è anche questo discorso, il fatto che Conte abbia fatto delle scelte mirate, evidentemente qualcuno che gli ha sempre rimproverato, ma non ha convocato, ma anch'io, non è che... Cassano, Balotelli. C'era quello tecnico, quello bravo, Insigne come mai non gioca, perché in questa squadra Insigne dove lo metti, per esempio? Io onestamente lunedì ho avuto a un certo punto la necessità di qualcuno che con un po' più di classe facesse qualche cosa sulle fasce. Sì, ma El Shaarawy, Insigne, Bernardeschi, sì, qualcuno che se tu scelta... metti Insigne in quella squadra, gioca a 60 metri dalla porta e deve attaccare 60 metri di porta, quindi diventa un Insigne
un po', tant'è che lui mette Thiago Motta che dice tengo un po' la palla. Scelta è quella, però, no, secondo però me, era quella, è quella, era quella più, è quella era, più, era, più corretta. Era l'idea, in quel momento dicevo, metti Thiago Motta che comincia a muovere la palla. Da tutto questo viene fuori il fatto che la differenza, volente o nolente, l'ha fatta è Conte, perché i giocatori bravi, ma la differenza la fa Conte. No, allora, questa, oggi l'allenatore si misura sulla capacità di far fare ai tuoi giocatori quello che pensi. Questo oggi è un allenatore di calcio. Perché se Mourinho che faceva fare To, che faceva fare sulla, che li faceva tornare a metà campo, altri non ci sono riusciti. Quando tu riesci a far fare giocatori di quelle caratteristiche, quello che tu vuoi fare, hai risolto tutti i problemi però, del mondo. Però, ti fermo, però dopo la pubblicità, Giulio, grazie. Scopri da Jaguar Monza le nostre fantastiche offerte sulle berline in pronta consegna. XE, qui davanti a me, nella motorizzazione 180 cavalli, da oggi anche in versione 4 ruote motrici. Un esempio pratico, XE 2000 diesel 180 cavalli R Sport 4 ruote motrici, prezzo di listino 50.000 euro. Vettura in pronta consegna, la nostra offerta è di 44.000 euro, acquistabile con Easy Jaguar. Un finanziamento a tasso zero che prevede un anticipo del 50%, quindi 22.000 euro subito e 22.000 euro tra due anni a tasso zero. 24 rate da 0 euro. Tra due anni decidi se restituirla o sostituirla con una nuova vettura Jaguar. Anche su Jaguar XE, Jaguar Care per 3 anni, quindi manutenzione gratuita per 3 anni fino a un massimo di 175.000 km e garanzia per 3 anni senza limite chilometrico. Scopri le nostre offerte sul sito jaguarmonza.it. Nel cuore di Milano lo showroom Fassina accoglie su 4 piani di esposizione centinaia di vetture nuove usate chilometri zero. Solo da Fassina puoi ammirare tutta la gamma di vetture Fiat, Lancia, Alfa Romeo, tre case che hanno fatto la storia dell'Italia nel mondo, ma anche la grinta dello Scorpione Abarth, Volvo, qualità e sicurezza indiscutibile, Infiniti, auto nate per stupire chi le ammira, Jeep, il mito indistruttibile, Hyundai e Nissan, oltre ad un'incredibile offerta di vetture usate.